Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, è arrivata davvero. Adesso ve la faccio vedere subito. Facciamola arrivare. Raga, è arrivata. Non vedo l'ora. L'ho già aperta, però con voi far finta di essere sorpreso. No, raga, bellissima. È un'opera d'arte. Guardate che figata, tutta bella lucida, ci resterà poco, bella lucida, però raga, HGS per il beta e ce l'abbiamo, signori. Volevo ringraziare assolutamente i ragazzi di HGS che me l'hanno gentilmente inviata, ma vi dico un segreto, me l'hanno inviata perché molto gentilmente io gliel'ho pagata. Però vabbè, non lo saprà nessuno. Va bene lo stesso! Detto questo, ragazzi, nice. Adesso la vado a montare e poi ci vediamo direttamente in pista per fare il test di questa bella espansione. Eccoci qua, ragazzi, finalmente siamo in pista e andiamo a provare la nuova marmitta. Allora, l'ho montata, guardate che figata. Davvero, aspettate, ecco, davvero molto molto bella, mi piace un sacco, ragazzi. Ho dovuto adattare leggermente l'attacco lì sotto, nel senso che ho dovuto mettere uno spessore perché sennò mi stava troppo in alto, però mi piace davvero un sacco. Rispetto all'originale, visivamente c'è un po' di differenza nell'uscita dal cilindro, sembra che questa esca, faccia meno curva. E nell'espansione finale, nel controcono, sembra che si chiuda un po' prima, quella originale sembra un po' più affusolata, però sono tutte robe visive che non so quanto possano valere, però sicuramente l'erogazione non sarà la stessa, quindi io non me ne intendo proprio niente di marmitte. Quindi andiamo a scoprire insieme come cambia l'erogazione, quanto va più forte, va meno forte, fa più casino. Andiamo e vediamo! Ragazzi, il babbo di minchia più veloce del nord è tornato. Yes! Allora raga, tra mezz'ora spianano, quindi la pista è quello che è, ma noi ci vogliamo male, giriamo lo stesso e senti che sound! Thank you.
Eccoci qua, abbiamo fatto delle varie prove, vari turni e tutto il resto, e secondo me è migliorata davvero tanto, sound da paura. Quello lì me lo immaginavo, perché comunque le marmitte di lamiera grezza suonano meglio, cioè c'è poco da fare. Sono un po' più scomode perché devi tenerli a dietro un po' di più, nel senso che sennò fanno la ruggine, però cazzo fanno un sound della madonna. A livello di prestazioni mi sembra che abbia guadagnato un po' in allungo. Sotto mi sembra uguale, sotto è a metà circa uguale, però sopra secondo me riesco a tenere molto di più la marcia, soprattutto la terza, e in fuori giri secondo me sfonda un po' di più, la sento girare un po' più libera, non ho cambiato niente, carburazione uguale, valvola di scarico uguale, non ho fatto niente. L'ho montata e l'ho provata così proprio per vedere quali erano le differenze. Secondo me, ragazzi, è una figata questa moto. Questa moto, questa marmitta è tutta una figata. Quindi, ragazzi, spero che la nuova marmittina vi piaccia e ci vediamo in un prossimo video, magari col 4,5, adesso vediamo. E iscrivetevi al canale se volete vedere quanto faccio schifo e, e quanto vado piano. E basta, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bella!